Thank you.
Quando a dicembre ritorna il Natale, una gioia nel cuore si sente venire. Si torna bambini e si sente l'ardore se un presepe ci si mette a guardare. Signore e signori, buonasera. Sta per avere inizio tra qualche istante la rappresentazione del presepe vivente. La Proloco ed il comune di Pesco Pennataro che l'hanno organizzata nell'augurare buone feste ringraziano fervidamente gli intervenuti, i personaggi, i tecnici del suono e luci, gli operai, i volontari della Protezione Civile di Pesco Pennataro e tutti coloro che in ogni modo hanno contribuito alla realizzazione di questa rappresentazione. Questa storia inizia nella primavera dell'anno zero dell'era del Signore, precisamente secondo la leggenda il 25 marzo sulle colline della Giudea, provincia della Palestina. Il regno di tale regione è retto sotto la protezione del console Quirinio, governatore romano, nominato dall'imperatore Cesare Augusto, dal re Erode Archelao, mentre i suoi possedimenti sono passati sotto diretta amministrazione di Roma. Le ragazze di Nazareth, in occasione della venuta della Pasqua, sono intente sulle colline a raccogliere fiori e legna da ardere. Conosco Maria, ancor prima di essere promessa sposa a Giuseppe il falegname, la madre Anna della stirpe di Aronne ed il padre Gioacchino della stirpe di Davide. Ma non capisco quello che gli sta succedendo in questi giorni, perché dice di avere delle visioni celesti e di udire voci. Tutti gli abitanti di Nazareth la osservano e scrutano il suo inquieto vagare. Addirittura alcuni affermano che è indemoniata perché la vedono concentrata unicamente su se stessa. Anche se è giovanissima, io la considero anziana, perché c'è una messe nel suo fiorire e una dovizia di frutti maturi nella sua primavera. È nata e cresciuta in mezzo a noi, eppure somiglia a una straniera del settentrione e sempre si legge nei suoi occhi lo stupore come se non avesse familiarità con i nostri volti. Maria, riposati un poco e raccontaci la tua storia con Giuseppe. Giuseppe è nato a Betlemme 30 anni fa. Terzo di sei fratelli, uomo di molto talento e di temperamento umile, mite e devoto. Lo scorso anno fu convocato dai sacerdoti del Tempio, con altri scapoli della tribù di Davide, per prendere moglie, anche se Giuseppe, ormai vedovo, ha già tre figli, Giacomo, Giuda e Sara. Giunti al Tempio, i sacerdoti porsero a ciascuno dei pretendenti un ramo e gli comunicarono che la Vergine Maria di Nazareth, di età 14 anni, avrebbe sposato colui il cui ramo avrebbe sviluppato un germoglio. Soltanto il rame di Giuseppe fiorì e così fu riconosciuto mio sposo. Ragazze, abbiamo raccolto abbastanza fiori e legna, perciò possiamo tornare a Nazareth. Rallegrati, Maria. Dio ti ha prescelto. Dio ha progetti speciali per te. Non temere, Dio ti regalerà un figlio. Ma come?
lo chiamerai Gesù, che significa Dio salva. Egli diventerà il re di tutta la terra. Il suo amore sarà per tutti gli uomini. Egli è il figlio di Dio e verrà sulla terra per cancellare il peccato degli uomini. Come Dio vuole, così sarà fatto. Io sarò sempre la più umile tra le sue serve. Intanto ti recherai nel villaggio di Ain Karim a far visita a tua cugina Elisabetta e le porterai la lieta novella. Così è scritto: io ti lodo e ti glorifico con tutto il cuore, o mio Signore. Tu mi hai fatto una grande grazia. Tu hai promesso di essere misericordioso con tutti e di aiutare il tuo popolo. La mia vita ti appartiene, o Signore. Tu hai compiuto un gran prodigio in me. Santo, santo è il tuo nome. Giuseppe lavora con grande fervore ed entusiasmo alla realizzazione della casa che dovrà ospitare Maria e in questo si fa aiutare da due suoi amici. Saul, corri! Dammi una mano a sistemare questo asse perché Giuseppe è impegnato in un altro lavoro. Paolo, aspetta! Ci sono anch'io perché la sistemazione di questo asse è molto importante per la stabilità dell'opera. Giuseppe, tu in questi giorni stai lavorando tantissimo e non ti senti mai stanco. Anzi, sei sempre pieno di energie e di voglia di fare. Giuseppe, devi sentirti molto soddisfatto, perché questa casa è davvero molto bella ed accogliente. Sicuramente la più bella del villaggio. Certamente Maria sarà felicissima di abitarvi. Maria merita molto di più di tutto questo, ed anche la madre Anna ed il padre Gioacchino, perché sono molto devoti al Signore. I tre vengono raggiunti, secondo la leggenda, dal più anziano del villaggio, Barnaba, che porta con sé una sedia rotta, perché Giuseppe possa aggiustarla. La metafora della sedia è sorprendente. Infatti la sedia rappresenta la stabilità della famiglia, che deve essere messa in sicurezza con l'intervento di Giuseppe. Salute a voi. Giuseppe, solo tu con la tua bravura puoi sistemare questa sedia. Certamente lo farò, Barnaba, ma non in questo momento, perché, come vedete, sono molto impegnato nell'ultimazione dei lavori della casa. Capisco le tue esigenze, ma occorre che tu faccia molto presto questo gesto. Veramente non capisco questa urgenza, anche perché sta per finire l'anno richiesto dalle nostre leggi tra lo sposalizio e l'entrata in casa della sposa. Non credo che questo avverrà mai. Perché dici queste cose, nefaste? Pensavo che tu sapessi la novità su Maria. Ancora non riesco a capire, perciò ti prego di non essere tanto vago e spiegati meglio. Mi dispiace tanto di essere messaggero di una cosa per te tanto sconvolgente. Maria aspetta un figlio, non tuo, e in paese tutti ne parlano e sono tutti sicuri che la ripudierai. Giuseppe non poteva conoscere tale verità in modo più crudele. Non se la meritava proprio. Conoscendo la rettitudine e la saggezza di Barnaba, Giuseppe capisce che non si tratta di puri e semplici pettegolezzi. Si sente invadere da una profonda inquietudine e, distrutto nell'animo, perde la calma e la testa. Andate via! Lasciatemi solo! Anche voi, Barnaba, andate a casa! Perché ho bisogno di riflettere su quello che sarà meglio fare. Ora penso di aver capito il discorso della sedia. Dopo che gli amici e Barnaba sono andati via, Giuseppe, seduto, si prende la testa tra le mani per sostenere forse tutti i pensieri che in quel momento gli vengono. Improvvisamente Giuseppe si alza e, preso da un'evidente collera, prende a rompere tutto quello che aveva fatto in precedenza. Molto inquieto, Giuseppe combatté contro l'angoscia del sospetto e meditò addirittura di lasciar fuggire Maria, segretamente, per non condannarla in pubblico
perché era un uomo giusto. Infatti, denunziando Maria come adultera, la legge prevedeva che fosse lapidata e il figlio del peccato perisse con lei. Giuseppe stava per attuare questa idea, ma la stanchezza lo vinse ed ebbe il sopravvento e fu colto da un sonno profondo, durante il quale un angelo del Signore si apprestò a dissipare i suoi timori. Giuseppe, figlio di Giacobbe, della stirpe di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Tutti i turbamenti svaniscono in Giuseppe, e non solo. Per questo decise di affrettare la cerimonia della festa d'ingresso nella sua casa della sposa Maria. Con il cuore pieno di gioia e di sollievo, decide di andare da Maria per metterla al corrente dei suoi intendimenti. Bassam! Mai una notte che si possa dormire tranquilli. Ogni giorno e ogni notte è sempre la stessa storia. Una volta o l'altra gli nascondo i bastoni e le cordicelle che sostengono gli strumenti con cui scruta il cielo. E poi ha sempre bisogno di te alla mente per tenersi sveglio. Stanotte ho dovuto anche tirargli fuori i pesanti rotoli delle pergamene antiche. Bassam! Vuoi che ti prenda bastonate? Corri, perché ho da mostrarti una cosa meravigliosa. Guarda, Bassam, dai miei calcoli e dalle carte celesti ho capito, per quanto riguarda quella scia luminosa in cielo, che in realtà si tratta di due stelle che irradiano appunto questa luce così chiara. Si chiamano Giove e Saturno. Le loro orbite si incrociano e, ai nostri occhi, appaiono come un'unica stella luminosa che splende in cielo come un brillante. Ma che significano queste due stelle? Buona domanda la tua. Si vede che da tempo sei a servizio di un astronomo. Tu sai che la nascita di una stella annuncia la nascita di un uomo, Giove, appunto. È la stella del re. L'altra, Saturno, è la stella degli ebrei. Nella terra di Giuda nascerà un re, ma sarà un re particolare. Fammi apprendere le antiche scritture degli ebrei. Lì si narra del nuovo re che si attendono. Consigliere saggio, eroe, principe della pace. Scenderà la pace nel mondo. Il lupo abiterà con l'agnello. Il leopardo riposerà presso il ruscelletto. Il vitello e il leone pascoleranno insieme. Il lattante giocherà con il serpente. Che regno di pace, che grande re ci viene annunciato. Bassam, prepara i bagagli perché questa notte partiremo per andare a salutare il nuovo re della pace. Maria sperimenta la dolorosissima esperienza della perplessità di Giuseppe, messo di fronte ad una maternità di cui non conosce la causa. Maria soffre, tace e attende che Dio le venga in aiuto, non sapendo nulla sulla visita dell'angelo a Giuseppe, che fra l'altro si sta recando proprio da lei per portarle la lieta notizia della volontà di prenderla in casa. Buongiorno Maria, a quanto pare anche questa notte non hai dormito, ma vedrai che una soluzione la troveremo. Io prego solo il Signore che mi dia la forza di andare avanti, ma sono dispiaciuta per Giuseppe, perché ho saputo che ha preso molto male questa storia. Maria, questa notte io e tuo padre abbiamo pensato che per te è meglio che cambiamo villaggio, per andare in un posto dove nessuno ci conosce.
Sì, è vero, per il bene di tutti. Ci conviene andare in un villaggio lontano da questo posto, dove sicuramente questa notizia non è ancora arrivata. Lì potrai trovare qualche uomo. Non importa, anche se è anziano, ma potrebbe prendervi con lui. Io non posso che essere la serva del Signore, perciò non ho alcuna intenzione di andare via. Giuseppe finalmente raggiunge la casa di Maria. Maria! Maria! Maria, ho da darti una buona notizia. Un angelo del Signore mi è apparso in sogno e mi ha chiarito tutto. Ne ero sicura, il Signore non poteva abbandonarci. Ti porto anche la benedizione di mio padre Giacobbe sulla nostra unione. Perciò, visto che è passato anche l'anno previsto dalle nostre leggi, potrai entrare come mia sposa nella nostra casa. Siamo felici per voi. Allora prendete l'asino e avviatevi. Giuseppe, dopo aver raccolto qualche masserizia, prende l'asino e si mette in viaggio con Maria. Ci sono volute diverse ore a Maria e Giuseppe per raggiungere la casa di Giuseppe, che si trova nella parte opposta del villaggio. Finalmente siamo arrivati. Entriamo in casa, così potremo riposarci. E tu finalmente potrai prendere possesso della casa. Ehi, anche stanotte non sono riuscito a dormire. La stella luminosa sfavilla in cielo, giorno e notte, non fa più buio. Su, alziamoci e prepariamo tutto, perché sicuramente i nostri padroni vorranno rimettersi in marcia. Devo solo riempire gli otri d'acqua. Meno male che ieri sera abbiamo incontrato questa ossa con l'acqua fresca. Guarda, il mio padrone Melchiorre a quanto pare non ha dormito per niente questa notte. E neppure il tuo padrone Baltasarre. Vedi come stanno discutendo, come calcolano, confrontano, riflettono. Sono veramente uomini sapienti. Uno come noi non ci arriverebbe mai. La stella da settimane ormai avanza su di noi. Da molti anni noi esploriamo il firmamento, ma una stella così lucente non l'avevo mai vista prima di ora. Deve avere certamente un significato particolare. Guarda, guarda lì giù, c'è una carovana che sta passando e mi sembra che tra l'altro stia andando nella nostra stessa direzione. Hai proprio ragione, e poi vedi, c'è anche un viandante che ne è uscito fuori e si dirige verso di noi. Sono Gaspare, un astronomo e vengo dal lontano oriente. Sono alla ricerca del nuovo re. Siete per caso voi gli altri due astronomi di cui ho sentito tanto parlare in diversi posti? Sì, siamo proprio noi e sono già molte settimane che seguiamo la stella. Noi siamo giunti a concludere che essa ci porterà un messaggio speciale. Secondo i miei calcoli si tratta della stella dei re. Qui, nella terra dei Giudei, nascerà un nuovo re, ma non un re come gli altri. Egli è il più vicino a Dio di tutti gli altri uomini. La stella è il suo regno. Allora unisciti a noi e procediamo insieme nel viaggio dietro la stella, in direzione della grande città di Gerusalemme. Lì, nel palazzo di Erode, ci informeremo sul nuovo re. Mio caro Abdul, presto saremo al palazzo reale e vedremo il Tempio d'oro di Gerusalemme. La stella guiderà sicuramente il nostro cammino attraverso il deserto rovente.
Sono Gaspare, un astronomo e vengo dal lontano oriente. Sono alla ricerca del nuovo re. Siete per caso voi gli altri due astronomi di cui ho sentito tanto parlare in diversi posti? Sì, siamo proprio noi e sono già molte settimane che seguiamo la stella. Noi siamo giunti a concludere che essa ci porterà un messaggio speciale. Secondo i miei calcoli si tratta della stella dei re. Qui, nella terra dei Giudei, nascerà un nuovo re, ma non un re come gli altri. Egli è il più vicino a Dio di tutti gli altri uomini. La stella è il suo regno. Allora, unisciti a noi e procediamo insieme nel viaggio dietro la stella, in direzione della grande città di Gerusalemme. Lì, nel palazzo di Erode, ci informeremo sul nuovo re. Mio caro Abdul, presto saremo al palazzo reale e vedremo il Tempio d'Oro di Gerusalemme. La stella guiderà sicuramente il nostro cammino attraverso il deserto rovente. Maria si mette in viaggio e raggiunge dopo qualche giorno il villaggio di Ain Karim, che si trova nella parte montagnosa della Giudea, e si dirige verso la casa di sua cugina Elisabetta. Salute a tutti voi, la pace sia con voi. Benedetto sii tu, mio Signore. Dio ti ha benedetta più di tutte le altre donne e benedetto è il bambino che avrai. Finalmente i tre magi sono giunti a Gerusalemme. Il tetto del tempio imponente, dietro il lungo muro di cinta della città, scintilla nella luce della sera. Le strade accidentate sono anguste. Mercanti offrono datteri, fichi, spezie e monili di terre lontane. Ora si trovano di fronte all'imponente palazzo di Erode. Le guardie capiscono che si tratta di signori nobili e ricchi di terre lontane che desiderano far visita al loro re. Sono passati ormai alcuni mesi da quando Maria è partita alla volta della cugina Elisabetta. Giuseppe, rimasto solo in casa, lavora alacremente tutto il giorno. Sta piallando un grande tavolo per Maria. Lei presto avrà un figlio e così non dovrà piegarsi tanto per fasciare il bambino. Ha già finito la culla. Una bella culla di vecchio legno di olivo. Lo ha piallato bello liscio e pensa che non sia necessario dipingere la culla. Solo sulla sponda ha dipinto un paio di papaveri rossi. A Maria piacciono tanto. Ma ecco che Maria sta ritornando dal suo viaggio. Salute a te, mia dolce sposa. Meno male che sei tornata. Cominciavo ad essere in pena per te. Saluto a te, mio signore. Com'è andato il viaggio? E tua cugina Elisabetta come sta? Il viaggio non è stato per niente faticoso e ti porto una notizia che certamente ti farà gioire. Nostra cugina aspetta un figlio. Ma come? Alla sua età? No, certamente vuoi bullarti di me. Lo sai che non amo le bugie. Elisabetta aspetta veramente un figlio. Vieni, adesso ti racconto. Tu sai che Elisabetta e Zaccaria non sono più giovani e che Zaccaria già da molti anni è sacerdote.
Anche a lui un giorno è apparso un angelo e gli ha portato un messaggio del Signore. «Zaccaria, non temere», gli disse l'angelo. «Dio ha esaudito la tua preghiera. Tua moglie Elisabetta avrà presto un figlio, lo chiamerai Giovanni, che significa Dio è misericordioso. Egli preparerà il popolo alla venuta del Salvatore, del Messia». «Non riesco a capire», ribadisce Zaccaria. «Noi siamo tutte e due anziani. Dammi un segno affinché io possa credere al tuo messaggio». «Abbi fede», aggiunge l'angelo, «e vedrai». «Sia lode a Dio. Adesso vai a riposare. Sarai certamente stanca del viaggio». «Udite, udite! L'imperatore comanda! Tutti gli abitanti di questa terra devono recarsi nel luogo in cui sono nati! L'imperatore vuole che tutti i sudditi del suo regno siano censiti! Tutti devono assolutamente obbedire all'ordine!» «Maria! Maria! Maria, hai udito? Fra un paio di giorni il tuo bambino dovrà venire al mondo. Come possiamo affrontare ora un viaggio così lungo?» «Sta tranquillo, caro Giuseppe. Dio ci aiuterà. Abbiamo sempre l'asino che ci porterà a Betlemme sicuri, anche attraverso la sabbia e le rocce». «Adesso andiamo a riposare. Domani di buon'ora ci metteremo in viaggio». «Bevi, chissà quando incontreremo una fonte durante il viaggio». «Giuseppe, sono andata dalla nostra vicina Ruth per pregarla di guardarci la casa e gli animali durante la nostra assenza». «Sono contento per lei, che è nata a Nazareth e quindi non è costretta a spostarsi». «Non temere, Giuseppe, perché Dio sarà con noi nel nostro lungo viaggio». «Mettiamoci in cammino, perché la strada da percorrere è lunga». Dopo vari giorni di marcia, Maria e Giuseppe sono giunti alla meta. «Finalmente siamo a Betlemme. Maria, cerca di sostenerti anche per un po'. Lo so che il viaggio è stato lungo e per te molto faticoso, ma ormai dovremo essere giunti alla meta, perché vedo in lontananza dei lumi all'orizzonte ed una volta arrivati cercheremo un'osteria per riposare». «Non preoccuparti, Giuseppe, perché la mia stanchezza è certamente inferiore alla tua». «Hai ragione, siamo veramente affamati, ma consolati, vedo la luce di un'osteria, lì cercheremo di riposare». «È permesso? Salute a te, fratello». «Salute a voi, signori, cosa desiderate?» «Siamo giunti qui stasera da molto lontano e siamo sfiniti ed affamati, chiediamo alloggio». «Mi dispiace veramente, ma l'ultima camera che avevo l'ho data proprio pochi minuti fa». «Ma per favore, non ci mandate altrove». «S'attende la cometa, perciò ho tutto l'albergo pieno di astrologi e di dotti, giunti da ogni parte». «Ma, signore...» «E poi, anche se volessi, non potrei proprio aiutarvi, perché questo albergo è riservato solo a uomini e cavalli, e perciò non possono entrare né donne né asini». «Siamo sfiduciati, scusate la nostra insistenza, ma non sappiamo proprio dove andare». «Tutto quello che posso fare per voi è indicarvi l'osteria del Moro. Presentatevi a nome mio».
Qui troveremo certamente un posto. Adesso vado a chiedere. Che volete? Ci manda l'oste del Cervo Bianco. Non ho tempo da perdere. Devo badare ai clienti che hanno fretta di essere serviti. Solo una domanda. Siamo distrutti dalla stanchezza e vorremmo riposare. Avete un letto per noi? Ma sta scherzando? Non vi rendete conto di come l'albergo è zeppo? C'è gente perfino negli scantinati. Ma che cosa cercate, pezzenti? Lasciateci passare perché abbiamo fame. E andate via, altrimenti vi portiamo in prigione. Entrate, signori, sono subito da voi. Ancora qui? Ma non vedete mia moglie? Almeno per lei solo. Ah, allora non ci siamo capiti. Non ho posto. È inutile che insistete. Tentate all'osteria del Caval Grigio. Anche se so già che non ospita viandanti malmessi come voi. Che gente senza cuore. Ma non abbattiamoci. Maria e Giuseppe sono alla ricerca di un rifugio e passano davanti alla prigione del villaggio. Guardie, guardie, arrestate quella donna! Malandrino, perché gridi tanto? Presto, presto! Quella donna io la conosco, è Maria di Nazareth ed è un'adultera. E l'uomo che è con lei è Giuseppe il falegname. Signore, signore! Giuseppe ha intuito il pericolo, perciò si allontana velocemente. Con il giumento che va a strattoni sul terreno scivoloso, escono dal paese sotto la sferza della tramontana. Si inoltrano per la discesa brulla e buia all'incerto guizzo di una lanterna, in lotta con il vento, e cercano un antro, il primo che capita, il meno ingombrato di gente, di bestie, di letame. Il Re Gesù sta per venire a nascere nel mondo. Ascoltiamo la parola del profeta Isaia. Verrà il giorno ed in quel giorno brillerà una grande luce. I monti stilleranno dolcezza e dai colli scorrerà il latte e il miele. Verrà il Signore, nostro protettore, con la corona regale sul capo. Egli dominerà da un capo all'altro e dal fiume fino ai confini della terra. Scenderà come la pioggia sul vello. Nei giorni della sua venuta conferirà la giustizia e la pace. Tutti i re della terra lo adoreranno, tutti i popoli lo innalzeranno. Ecco una stalla, dice Giuseppe. Avrà posto per due. Poi, per una notte, due pali qualunque stentano a reggere le sfaldature della volta, poche pietre a uso di stipiti, una piccola alzata di fango secco contro il fondo, per tenere una manciata di fieno, tendaggi di ragnatele dappertutto, un asino e un bue. Questa è la reggia tetra, umida e fredda, riservata al Salvatore. Giuseppe, credo che ormai ci siamo. Stammi vicino, perché ho un poco paura. Sono qui vicino a te. Non aver paura, perché il Signore non può abbandonarci proprio ora. Ne sono certa, ma un gran fermento in grembo. Qui c'è un bel giaciglio. Tieni duro, io adesso accendo un bel fuoco e poi vado a prendere tanta acqua. Anche se si trattava di un fatto prodigioso, straordinario, Maria era pur sempre una giovane donna, come tutte le altre, alla sua prima esperienza e quindi, con piena consapevolezza, affrontò il parto nel più naturale dei modi. La tanto attesa venuta del Messia, che in seguito avrebbe cambiato il corso della storia, si stava avverando. Tu, uomo, che stai davanti al presepe, fermati un poco a guardare questo prodigio, che sa di bene, di pace e di amore, senza alcun odio e niente rancore. Cancella le lotte, la lite e la guerra e pensa al povero che nulla possiede. Resta vicino a chi vive solo,
consola chi soffre ed è malato. Contento e felice ti guadagni il paradiso. La gente di Betlemme era conosciuta per la sua generosa ospitalità, che aveva dimostrato in tante occasioni. Ma in quel fatidico giorno del censimento aveva chiuso la porta in faccia a Gesù, che doveva nascere. Forse è stata la situazione anormale che ha reso propizia l'occasione di accogliere il Messia soltanto in questo modo. Il sorprendente sta dunque nel fatto che lui è stato così pronto ad approfittarne per nascere, così. Poteva infatti dare la luce in una reggia, ma ha preferito nascere in una tetra e fredda capanna. Per questo è stato magnifico. Vi ha posto tutta la sua fame d'amore e ne ha fatto il più bel Natale del mondo.